accompagnati dalle note degli allievi del Conservatorio Rossini e dallo sventolio di bandierine tricolori dei bambini, i carabinieri di Pesaro Urbino hanno festeggiato in questa mattinata del 6 giugno il 208° annuale di fondazione dell'arma nel cortile della caserma pesarese Robusto Antonelli. Un momento di solennità, di onorificenza ai militari distintisi per particolari meriti, ma anche di valutazione su quelli che sono i principali reati sul territorio. Consuetudinariamente in questo tipo di province dove diciamo, si può dire che non succede nulla di grave, i problemi più rilevanti sono i reati contro il patrimonio e quelli che sono le problematiche legate recentemente alle baby gang, come possiamo leggiamo tutti i giorni sui giornali. Arma sempre attenta a fungere da primo anticorpo anche alle infiltrazioni mafiose sul territorio. Diciamo l'attività di controllo continua continuamente e diciamo reati spia non si può dire che ce ne siano, però al tempo stesso non possiamo mai abbassare la guardia, neanche in questa provincia. Mattinata anche di premiazioni con gli encomi consegnati ai militari Guerrino Spina, Giuseppe Beltempo, Fabrizio Notar Nicola, Enrico Sandroni, Cristian Piscopiello, Michele Lazzarini, Fabio Vincenzo Verna e Alessandro Medardoni. Carabinieri menzionati come protagonisti di particolari azioni eroiche su alcune delle operazioni sottolineate dallo stesso comandante. Quelli più rilevanti possiamo dire come sono stati detti durante il discorso, importante il resto dei responsabili dell'omicidio avvenuto a Pesaro qui nel 2018 in collaborazione con la sezione anticrimine e l'attività dell'ispettorato del lavoro in collaborazione con la nostra arma territoriale che ha condotto decine di controlli nei cantieri, nei luoghi di lavoro e ha portato a casa un numero importante di risultati a tutela della dignità del lavoro e degli infortuni e delle morti bianche sul lavoro.